excuse me, concurrence, support of part con with guard, come si dice? Sì, sì, così, non così. Mi trovavo. Allora, mi sembra brutto correggere. Is front, is very front, ecco, benissimo. Allora, per gli amici a casa, Emma Cabrera Veglio è pronta per approcciarsi da questa isolottina posta in piazza del pubblico per arrivare sul green, cioè sul, attenzione, spostarsi, c'è la possibilità di prendere in the muse, come dice, esatto, come in si the dice muse, bravo, e on the dent, che è ancora peggio, quel che costa fondamentalmente di farsi, vero? Che sono qualcosa. Emma Cabrera Veglio è pronta col suo primo tiro. Allora, un tiro da lì, gli altri dalla piazza. E poi dovrà arrivare a chiudere il colpo a seconda, dove la pallina si fermerà sul green. Dai Emma, siamo con te. Oddio, tiro grande, è un po' lunghino, no, e purtroppo esce da questo isolotto. Peccato, peccato per Emma, non è riuscita a mantenere la pallina sull'isolotto, perché per... ovviamente immaginate, insomma, ha fatto una collinetta che è stata realizzata qua in piazza, quindi ovviamente è discesa, insomma. Sì, esatto, è discesa, quindi basta tirare un po' più forte e va, che la pallina giù, esatto. O la bambuca o la va di fuori dalla... Adesso c'è Alejandro Canizares, vincitore del Ponte Vecchio Golf Challenge. Vediamo un po', vediamo se la vittoria è meritata, va. Vediamo, vedi si mette in posizione giusta, oh mamma, questa mamma, è una faccia, ma no. Cosa è bellissimo, applauso, applauso, attenzione, il buco, non tiro, Alejandro, sei il nostro nome, incredibile, ma come l'ha fatto? La vittoria è meritata, no, è perché l'ha stuzziato. Una pallina truccata là. C'è una pallina da mira lui, non è possibile. Ha visto come l'ha tirata? Sembra dovesse arrivare, che ne so io, in cima lì, il coso sulla terrazza della Rinascente, e poi ricalata fino ad andare in buca, appunto, con un solo tiro. Grande Alejandro. E adesso appunto Richard Finch. Finch, concorrente inglese. Ok, ok, good luck. E ti volevo dire testa. Benissimo. Vai, andiamo un po' questo tiro. Eccolo. Eccolo. No, vabbè, si ferma sull'erba. Ci sta che con un secondo tiro, ecco, riesca appunto ad arrivare in buca Richard. Quindi per ora siamo, mi sembra, con Alejandro nettamente in vantaggio, ecco, con un solo tiro per arrivare alla buca, mentre Emma purtroppo è andata un po' in peggio, non si sa che fine hanno fatto la sua pallina, e Richard è vicinissimo con un secondo tiro ad arrivare appunto a chiudere la buca, come si dice, vero figlioli? Poi altri tiri qui più semplici, ecco, dal green ufficiale, quello che da ieri, ecco, tiene banco qui in piazza della Repubblica a Firenze, vero, fa bella mostra di sé. Riprova Emma appunto dal green con un tiro. Annaggia la miseria, nemmeno stavolta va bene, ecco, per Emma, però per un pelin, of the pelin, quindi sono tutto sommato, ecco, grande Emma, great Emma. Eccoci Richard, un po'. Mannaggia la miseria, ma questo, ma io non ho, come mai, ecco, e purtroppo spesso e volentieri la pallina la gira intorno alla buca e la finisce dentro, eppure sono anche belle le larghettine, ecco. Poi vediamo ancora Emma, un tiro per cercare di appunto raggiungere la sua buca, nemmeno stavolta Emma, già tre tiri e purtroppo nessun risultato tangibile. Lucky you. E eccola lì, eccoli anche Richard, per un pelo una volta ce l'ha con lui la buca, ce l'ha con lui, c'è buono a fare. Quarto tiro per Emma, per vedere di approcciare finalmente, di chiudere. Il quarto tiro, Emma riesce appunto a chiudere questa buca. Niente, Davide invece, e ancora una volta riesce appunto a... Sei tiri, ecco che Richard appunto chiude e quindi di conseguenza mi sembra sia leggermente in vantaggio Alejandro, ecco, un tiro solo, ecco, ce l'ha fatta appunto, mentre gli altri due hanno avuto bisogno di 4 e 6 tiri rispettivamente. Allora cerchiamo di capire che succede ora per il proseguo della gara, quindi a questo punto lo chiedo, intanto il tuo nome? Nicolò, ecco, Nicolò dell'organizzazione, diciamo, del Ponte Vecchio Challenge. Adesso cosa faranno appunto i nostri tre eroi? Adesso tireranno le buche direttamente dal Patin Green, perché prima abbiamo fatto un po' di show, era un approccio, però è molto difficile da fare. Qui sono dei green fatti apposta per imbucare proprio nell'ultimo colpo del gol, quel colpo corto. E ora loro giocano alle buche per fare meno colpi.
per ora c'è Aleandro è decisamente in testa, mi sembra, anche in questo caso. Ecco, vediamo. Emma, annaggia la miseria, una strada. Ci vorrà qualcuno con soli, Emma, e io mi propongo in maniera assolutamente decisa. Ecco Richard. A suo colpo riesce a raggiungere appunto ecco la buca e quindi insomma abbiamo ecco il abbiamo questo grande risultato ecco da parte di Richard che credo porti la gara sotto un nuovo aspetto perché appunto stavolta sia Leandro ecco che Emma hanno di nuovo mancato al primo colpo la buca mentre Richard ecco è riuscito e riparte lui. Quindi un punto canizzare su un punto Richard, giusto? Ok, aia, stavolta niente per Richard, vediamo Leandro, ecco, ora ci vorrebbe un po' più di silenzio, per l'altro c'è queste cose perché hanno bisogno di concentrazione, uno è di hackera così, uno è in massimo, ecco, azione, bel colpo, bella, no, per pochissimo Leandro, ecco, manca la buca, tocca ad Emma, ecco, vediamo un po'. Vediamo un po' se Emma riesce a appunto avere mano calda a questo punto. Ecco, amo, aspetto colpi passati. No, ancora una volta per pochissimo. E quindi ancora andiamo avanti per chiudere appunto questo colpo con le palline che sono appunto vicine alla buca ma tutte e tre non sono entrate nella buca stessa e quindi c'è bisogno di un ulteriore colpo per chiuderlo. Vediamo, Richard niente Richard nemmeno al secondo colpo e quindi vabbè diamo per fatto un eventuale terzo, vediamo se al secondo colpo ce la fa Emma, ecco, vediamo. Eccola lì, perfetto, ecco secondo colpo e buca per Emma e adesso Alejandro, no, ecco, aveva anche il colpo più semplice forse, quindi un punto per uno a questo punto, un punto per uno nelle tre prove finora disputate, sono alla pari decisamente, ecco, sono alla pari decisamente, quanti altri colpi ancora proveranno Niccolò, i tre campioni, l'ultimo per decidere il campione assoluto, ecco, di questo contest che abbiamo realizzato in maniera estemporanea con tre protagonisti del Punto Vecchio Golf Challenge, ovvero Piglioli, ecco, il vincitore assoluto degli altri due, ecco, che così bene hanno appunto interpretato la gara tra ieri e oggi lì sul Ponte Vecchio. Emma parte per il suo tiro, ecco, della tornata decisiva. Vediamo, poinino, posizione, ecco. Peccato, non ce la fa per pochissimo. Eccoci qua, vediamo Richard appunto, prova, ripeto, questa è la buca decisiva, il primo la raggiunge, la chiude, evidentemente vince questo contest, ecco in posizione Richard, è una posizione tipica da golf. Solo Richard riesce a fare buca, eccolo qua, posizione anche per Alejandro, può solo quindi pareggiare i conti adesso con Richard, una posizione viene definita anche a Firenze, si dice un po' poco pillonci, però insomma ecco, non è proprio forse interno, attenzione, no, e allora è Richard il vincitore assoluto, facciamo un applauso a Richard Finch, eccolo qua che si aggiudica, very compliment, compliment, bravo Alejandro. Complimenti Emma, complimenti davvero per questo momento, non nel senso insomma così in generale, ecco a me a livello di ecco grande grazie Niccolò, grazie, appuntamento quindi al Ponte Vecchio Golf Challenge del prossimo anno. Sicuramente 2011 sarà la 12ª edizione, sarà un gran trionfo, anzi venite tutti a vederla dal Ponte Vecchio perché più gente c'è più ci si può vedere. Decisamente, una grande